34 fotografie per raccontare una storia, ricordare, immaginare, costruire il futuro. Luciano Adriani con i suoi scatti e l'anima artistica che fa da cerniera al progetto culturale Bosco Martese Testimoni del Tempo. Sposato dall'Associazione Artruvarte di Teramo, dall'Università e dal Comune di Teramo e dalla casa editrice Ricerche e Redazioni, che ricorda la battaglia di Bosco Martese attraverso ciò che resta di quei tempi, gli alberi maestosi e i volti di chi quella storia la sente come un racconto, un gruppo di studenti di scienze della comunicazione. Tutti sono testimoni del loro tempo che diventa unico nell'attimo di uno scatto. La mostra inaugurata a Teramo nello spazio espositivo comunale L'Arca prende il nome dalla località sui Monti della Laga, in località Ceppo di Rocca Santa Maria, a circa 40 km da Teramo, che fu teatro della prima battaglia italiana partigiana in campo aperto, il 25 settembre 1943. Questa mostra fotografica è il libro presentato, spero sia la mia carezza a questo luogo, una carezza a Bosco Martese, una carezza a questi giovani uccisi in questa pazza guerra del 43, questa data storica che segna questo tragico evento in questo bosco. Ogni volta che sono andato su per la commemorazione annuale sono andato sempre alla ricerca di vedere come si poteva fare per poter portare questo territorio a Teramo, portare un po' di montagna a Teramo. Ecco, poi osservando questi volti degli alberi, dei faggi che secolari che sono in quella zona, proprio a ridosso del monumento dove c'è stato nel 43 proprio questo, diciamo, eccidio, è maturato tutto così, portandoci questi ragazzi dell'Università di Teramo, questi laureandi fotografati vicino agli alberi, vicino a questi faggi, vicino a questi volti, per raccogliere proprio il grido di aiuto di questi volti trovati, raccolti da questi ragazzi e fotografati da me. Guardando questa mostra è come se si trovassero un po' su a Bosco Martese. Ecco, spero che questa carezza che io ho dato su, spero che i teramani la possano sentire pure qui in questa mostra. Ecco, questo è il mio messaggio.